Bene, possiamo partire. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Devo dire davvero grazie a Giulia Maria Crespi per avermi invitato. Mi spiace moltissimo che non sia qui. Devo alzare di più la voce? Beh, però non ho detto niente di così importante adesso, ho semplicemente detto grazie. Ecco. Allora, io ho due relazioni da tenere, perché così mi è stato chiesto. Alla prima ho dato come titolo Arte come spiritualità. Alla seconda, la ricerca del mondo spirituale attraverso la natura. In realtà si tratta di un percorso unitario che ruota attorno a tre concetti: natura, arte e spiritualità. E io vorrei, anzitutto, adesso, diciamo che questo primo incontro sarà, teso a chiarire i termini della questione, a tentare di capire che cosa diciamo quando diciamo natura, quando diciamo arte e quando diciamo, spiritualità. E anzitutto vorrei porre a voi stessi, una domanda: in che ordine li mettiamo? E non è un caso che avete sentito, non è un caso che la prima risposta immediata sia stata quella, la natura la mettiamo per prima, e anch'io penso che sia così. Difatti, nelle tre ipotesi che adesso vi presento, sempre ho messo la natura per prima, ma non è detto che le cose debbano andare necessariamente in questi termini. In ogni caso, la prima, quella classica, quella che viene in mente d'emblée, è quella che procede dicendo natura, arte, spiritualità. È la prospettiva classica, platonica, cristiana, hegeliana. Vi è la natura, la grande madre da cui tutto nasce. Dalla natura nasce l'arte, e come espressione più raffinata, più consapevole, più critica, più giudicante, più gerarchizzante e quindi anche più luminosa, perché sa mettere luce anche all'interno di quel magma caotico che è l'arte, nasce lo spirito. Beh, nella bellissima conferenza di Francesco Grazioli, prima avete sentito il sottobosco. C'è il sottobosco, poi a un certo punto però i vertici scaturiscono come tali. E chi è che gerarchizza? Chi è che dice che Raffaello è grande e che invece, che ne so io, Daniele da Volterra meno? Chi è che dice che i maestri sono quelli lì? Chi seleziona? Cioè, se c'è la selezione naturale, ma c'è anche una selezione artificiale. E questa selezione artificiale, poi artificiale nel senso di contrapposto al primo, come dire, alla prima espressione, alla prima concezione che viene immediatamente in mente della natura. Ma poi cosa c'è realmente di artificiale? Cosa c'è realmente che non sia naturale? In ogni caso, dice questa prima concezione, dice, poi arriva lo spirito. Lo spirito che ha le sue diverse forme, che si dice come religione o religioni, che si dice poi come filosofia o filosofie. E lo spirito ha nei confronti dell'arte, dice questa prima prospettiva, una funzione, l'ho detto, di giudizio, di controllo, di selezione, anche di censura. Tutti voi ricorderete cosa pensava, per esempio, Platone. Grande esponente, padre di questa concezione, cosa pensava Platone del compito dei filosofi rispetto agli artisti. Per esempio, per quanto riguarda la musica, lui diceva che solamente due armonie dovevano essere introdotte nella città ideale, dalle tante possibili, dorica e frigia, le altre no.
E non solo, diceva che dei vari strumenti, soprattutto gli strumenti a corde, quelli apollinei dovevano essere usati, mentre il flauto, gli strumenti dionisiaci, quelli era meglio evitarli, perché il grande compito della polis era educativo. Cioè, voglio dire, si aveva un progetto, no? Si sapeva che cosa si voleva fare. Come le persone dovevano crescere, comportarsi, condursi per essere al servizio di un bene comune che trascendesse il bene, o se volete il sentimento, o se volete il capriccio, o se volete, insomma, del singolo. Cosa diceva Guicciardini? Ricordi numero 28, il particolare. Ecco, questa prospettiva dice c'è un bene comune. Questo bene comune chi lo decide? Lo decide quella disposizione dell'energia vitale che ci abita, che è in grado di saper prescindere dalle proprie emozioni, di disciplinarle, di vedere come dall'alto, non guardarsi semplicemente, non ragionare semplicemente solo a prescindere da sé, da quello che mi piace, da quello che mi interessa, da quello che sento, no, da quello che piace anche agli altri, da quello che interessa anche agli altri, da quello per creare un bene non solo mio ma degli altri, per creare una sinfonia e non solo un'azione solista. E quindi precisamente per questo io di fronte a un'opera d'arte dico questa tua cosa che hai fatto, questo quadro sarà anche importante per te, ma non è edificante per quanto concerne la polis. E quindi qui non entra. Poi si arriva ai nazisti che fanno arte, che dicono che è l'arte decadente e va bene così, ma insomma c'è sempre questa idea, no? Che ciò che conta, è ciò che, non ciò che conta, che l'elemento discriminante, l'elemento decisivo non è l'arte, ma è lo spirito. Perché l'arte in un certo senso è logos più caos. Senza caos, l'abbiamo sentito benissimo prima, abbiamo visto, neanche sentito visto, senza caos non hai arte, non hai il caos creativo. Del resto caos cosa significa? Cioè, voglio dire, nell'accezione comune il caos è quello che uno entra in camera dei propri figli e dice che caos. Ma tutti voi sapete che caos viene dal verbo greco casco, ha a che fare con l'apertura, con la voragine. Caos è la voragine, è lo spazio oscuro vuoto. È l'abisso. Primo fu caos, diceva Esiodo nella Teogonia, verso 116 della Teogonia. E che cos'è questo caos che è primo? È l'abisso, l'utero. L'utero primordiale del mondo. E quando voi leggete Genesi 1:2, non 1:1, 1:2, voi vedete che all'inizio, anche lì, anche all'inizio del mondo ebraico, della grande mitologia ebraica, anche lì si parla del Tehom. E che cos'è questo Tehom? Il Tohu, Vabohu, Mahim. Sono tutte immagini del caos. Mahim sono le acque. Tehom è l'abisso. Tohu Vabohu è il tutto indifferenziato, confuso. Ecco, questa è la vita, dice questa prima prospettiva. La vita è questa cosa qui. Ma la vita è in grado di distillare se stessa, di distillare se stessa, e distillando se stessa produce questo miracolo incredibile che è la vita che diventa intelletto, che diventa luce e che di fronte al buio del caos primordiale sa dire, questo va bene perché serve la vita, questo non va bene perché la vita non la serve, non la fa fiorire, la fa deperire. È antivitale questa cosa, sa gerarchizzare, sa mettere ordine, sa creare dal caos il cosmo. Il cosmo nasce anzitutto qua. Come dice Dhammapada 1, tutto ciò che è generato viene dalla mente, è la mente che apre la strada. Dhammapada 1. Questa è, che tutti voi sapete, il Dhammapada è uno dei più grandi, probabilmente il testo più amato del canone Pali, del mondo buddista.
È quello che corrisponde alla Bhagavad Gita per il mondo indù e ai Vangeli per più o meno, insomma, per il cristianesimo. Tutto ciò che è generato viene dalla mente, la mente che apre la strada. Ma che cos'è la mente? Come la chiamiamo? La mente che sa di essere mente e che sa anche di mentire, perché la mente mente, e che si sa smentire, e che si sa raffinare, anche lavorando su se stesso. Come la chiami? Si può chiamare spirito questa cosa. E lo spirito quindi ha una funzione di guida. Vabbè, questa è la prima prospettiva. Platone, Hegel, il cristianesimo, il buddismo, il mondo spirituale, insomma, questa è prospettiva classica. Beh, una seconda prospettiva che è invece anticlassica, ma che anche nel mondo che noi chiamiamo classico è stata presente, perché c'è sempre, come la materia e l'antimateria, c'è sempre, nella misura in cui ho una tesi è sempre, è che non è la prospettiva platonica, ma che potremmo pe pensare alla prospettiva, più alla prospettiva epicurea, sia di Epicuro, ancora di più di Lucrezio. È che è la prospettiva vincente oggi ai nostri giorni, lo dico ancora più in maniera convinta dopo quello che ho sentito della stupenda relazione che mi ha preceduto, di Francesco. Cioè, che cosa dice questa prospettiva? Dice natura, spiritualità, arte. Il vertice è l'arte. La natura è ovviamente sempre, non sto a ripeterlo, insomma, la grande madre da cui tutto nasce, come dice il termine stesso, lo vedremo subito dopo quando arriverò a definire meglio i termini. Dalla natura nasce lo spirito, nasce la spiritualità, che vedremo dopo meglio, lo dirò bene, ma è da intendersi come libertà creativa. Quando si dice spirito, posso dirvi. Poi voi fate quel che volete, ovviamente, ma posso proporvi questa equazione mentale, questa equivalenza mentale. Quando sentite spirito, pensate sempre alla libertà, perlomeno questa è la mia idea, spirito uguale libertà. E dopo tenterò di argomentare meglio questa cosa. Mentre, altra cosa, excursus, quando sentite anima, quando sentite anima, dice anima, che cos'è l'anima? Cioè, voglio dire, i concetti per essere veri devono toccare la res, no? Devono essere operativi, devono essere qualcosa che performa. Se il concetto, è come un'opera d'arte, come le opere d'arte, la stessa cosa, come l'opera d'arte che ti muove, no? Avete sentito l'opera contemporanea? Io penso che tra l'altro questa cosa del movimento valga anche per le opere antiche, voglio dire, la Conte non ti muove, non ti prende, vabbè, ma comunque, ti mette in movimento, no? Ti fa agire, ti mette all'opera, en ergon, energia, en ergon, all'opera, in azione. Allora, i concetti sono veri nella misura in cui ti rendono operativo, ma per essere operativo devi poter dire questo concetto in che misura tocca il reale, dice il reale, traduce il reale. Se il concetto non è questo, se non riesci a trovare la sponda alla quale attaccare il concetto che è una specie di ponte e così via, tu questo concetto ti dà fastidio in un certo senso, cioè qualcosa che invece che aiutarti nel procedere della vita ti appesantisce, come avviene per molti che hanno una mente dogmatica e invece di riferire i concetti alla vita e di renderli quindi ponti levatoi per toccare la vita e camminare meglio, hanno la mente come una specie di fortezza arroccata con i ponti levatoi su, non c'è mai il toccare dell'idea rispetto alla vita concreta e si vive rinchiusi. Tendenzialmente male. C'è anche qualcuno che vive benissimo di questi qui, ma in maniera proprio però così, autore così autoreferenziati, così incapaci di comunicare, isolati. Veramente l'idea di un castello, di un castello, di un'isola. Nessun uomo è un'isola, però, diceva John Donne, nessun uomo è un'isola e quando si vive così non si vive in modo umano. E quindi dicevo anima uguale vita. Anima uguale vita, spirito uguale libertà, anima uguale vita. Quindi domani forse di questa cosa meglio.
Adesso andiamo avanti. Che cosa dice questa seconda prospettiva? Ma dice sostanzialmente che l'idea che ci possa essere un pensiero luminoso che gerarchizza, che mette in ordine il caos, è un'idea sbagliata. Il caos, non lo mette in ordine nessuno. Il caos vince. È come quando appunto vai e dici ai tuoi figli mettere in ordine la stanza, tu dici, magari ti dicono anche di sì, ma poi il caos vince sempre. E non c'è verso. Quindi la forma più sensata del pensiero è riconoscere la sconfitta del pensiero logico, gerarchizzante, del pensiero che sa appunto dire a quello che suona il flauto, tu fuori, perché qui dobbiamo fare semplicemente, ma appunto di avere la mente, l'anima la più possibile vasta e fare una grande sinfonia dove c'è spazio non solo per i flauti, che chissà cosa avrebbe detto Platone di fronte a certi strumenti contemporanei, altro che il flauto, insomma. L'unica forma del pensiero che veramente come dire, merita il nostro primato è l'estetica. Questo dice questa prospettiva, è l'estetica. Ciò che ci dà aesthesis, estetica da dove viene? Aesthesis, sensazione. Ciò che ci fa sentire. Il primato non è il pensare, ma è il sentire. È una prospettiva molto cara al nostro tempo. In questo senso non ci sono giudizi. Anche ieri Gigi Bellavita ripeteva questa cosa, non ci sono giudizi. Sì, a un primo livello, un giudizio con i basilari, poi c'è un giudizio, come dire, di un altro livello, questo è chiaro, ma c'è un'analisi più che un giudizio, un'analisi, un percorso che scende, che sale, che un po' scende, un po' sale, un po'. E la prospettiva, il primato, non so, pensate a Schopenhauer, che pone esattamente l'arte, la consolazione, la musica come suprema forma. Non è tanto la logica del pensiero hegeliano quanto la sensazione, la più potente sensazione che puoi avere, secondo Schopenhauer, è la musica. Io tendenzialmente sono d'accordo. Voglio dire, sul fatto che di tutte le arti la più potente, la più penetrante, la più coinvolgente sia la musica. Del resto basta andare a un concerto e vedere come alla fine, soprattutto quei concerti, non so, Bruce Springsteen, siete stati a qualche concerto? A me è capitato, gli stadi una volta sola, ma mi è capitato, lo stadio pieno, ecco, in quel momento noi avremmo fatto qualunque cosa. Cioè, toglietevi i pantaloni, adesso talmente ti senti un corpo solo, un'euforia, e vedi saltare persone di 70 anni accanto a persone di 14 anni, sei preso, ti fondi. La musica. Nietzsche, Oscar Wilde, Baudelaire, D'Annunzio, Umberto Eco, molti altri hanno teorizzato queste cose e va bene. Questa è la seconda prospettiva, quindi la prima natura, arte, spiritualità, la seconda natura, spiritualità, arte. Non c'è niente di superiore all'arte. C'è una terza, non so voi se siete sulla prima, siete sulla seconda, adesso dico la terza, ma la finalità di queste cose che vi dico non è ovviamente catechistica, dogmatica, neanche cioè, ma è di creare caos creativo, di fare in modo che veramente dentro di voi si muova, no? Si muova quel desiderio di pensare, di usare le idee anche un po' come dei Lego. È importante avere un punto di vista, anzi, neanche un punto di vista, una Weltanschauung, una visione del mondo. Magari di tipo negativo, ma è importante averla, ma proprio per vivere bene, anche perché le idee sono importanti. Idee, da dove viene il termine idea? Da vedere, è la visione, idein, viene dal greco classico tale e quale, è arrivato un fossile intatto. Noi diciamo la stessa parola, idea, e viene da idein, vedere. Allora, avere le idee giuste significa vedere bene. Ieri Gigi parlava di una visione, educarsi a una visione dell'opera d'arte, ma scusate, la spiritualità che cos'è?
Ricordate il buddismo, la prima, il duplice sentiero, qual è la prima delle otto? Retta visione. Retta visione, posare lo sguardo in maniera dritto sugli oggetti e vedere un bicchiere e non vedere un'altra cosa, perché questo è un bicchiere. Può anche non piacermi e pensare, e io invece voglio pensare che sia un'anfora. Posso anche pensarlo, magari un artista riesce anche a convincere, ma rimane il fatto che questo è un bicchiere e la retta visione riconosce l'essenza di questo oggetto per quello che è. Io non sono il creatore del mondo, sono chiamato a cooperare alla creazione del mondo, sì, ma non sono il creatore del mondo. Perché questa idea che io posso creare o addirittura ricreare a mio piacimento il mondo, nel Novecento ho avuto anche una certa, come chiamarla, traduzione politica. Che cos'è stato il totalitarismo, sia di destra sia di sinistra, non cambia niente al riguardo, e neanche non solo al riguardo, se non l'idea di ricreare completamente il mondo umano a partire da una idea che non era retta visione, ma era una pensata, non era qualcosa che scaturiva da una retta visione, ma semmai da un desiderio, non so quanto mai retto, ma da un desiderio, da una volontà di imposizione. E allora, le idee, quindi è importante avere le idee giuste, perché con le idee giuste gli occhi vedono, tutti voi sapete che non sono gli occhi che vedono, ma è la mente. Tutto ciò che è generato viene dalla mente, Dhammapada 1. È la mente che guida la strada, questo vale anche quando vediamo. Avere un certo tipo di idee significa vedere alcune cose. Oggi noi nel Novecento, che siamo molto più sensibili ai rapporti umani, vediamo alcune cose e ci scandalizziamo per alcune cose che invece i nostri, come chiamarli, antenati, predecessori, vedevano tranquillamente. Non era per niente fonte di scandalo vedere che il Signore poteva avere a sua disposizione territori, corpi, anime, anime morte, anime vive, ius prime noctis. Era così, era sempre stato così. Qualcuno a un certo punto cambia l'idea e questa idea genera una nuova visione, quindi. Oggi l'assenza di idee ci porta l'assenza di idee ci porta a una grande confusione nella visione. E non abbiamo più Weltanschauung, non abbiamo più una visione del mondo. Una delle grandi malattie di cui soffriamo è proprio questa visione, la mancanza di una visione del mondo. Quelle vecchie non funzionano più, certo, quelle vecchie non funzionano più. È giusto che l'arte, che se oggi uno dipingesse come Michelangelo, che senso ha appunto, che senso, dice, è bravissimo, certo, ma non mi parla più, qualcuno l'ha già fatta questa cosa, che cosa? E la stessa cosa vale per le visioni del mondo di un tempo. Avevano un senso. Siamo, come dire, così, tutto è in questo muoversi, in questo travaglio del negativo, no? In questo muoversi, travaglio del parto, verso una nuova visione del mondo, verso una nuova sintesi. Da questo punto di vista è vero, verissimo quello che diceva Francesco prima, che è un momento straordinario questo. Ma quello che vale per la storia dell'arte, non vale solo, cioè per l'arte, che non è neanche storia, per la cronaca dell'arte dei nostri giorni, non vale solo appunto, per l'arte, ma vale anche per la politica. Vale anche per la spiritualità, per il dialogo, per la filosofia, la nostra mente è abituata a vedere soprattutto marasma, è abituata a vedere soprattutto il lato negativo delle cose, quindi ci sembra di essere in una grande confusione, e difatti siamo in una grande confusione, lo siamo anche, però non dobbiamo dimenticare che questa confusione è una fusione di orizzonti per creare qualcosa di nuovo. Il grande artista, o il grande profeta, o il grande leader, e così via, è quello che ha la visione, cioè quello che in questa confusione sa trarre, sa considerare, sa giungere a una nuova sintesi. Va bene, la terza, scusate, io non sono molto ordinato, però non voglio leggervi le cose così in maniera scolastica, come potrei farlo, ma. La terza cosa, che è quella, quando si fanno gli elenchi, in fondo si mette sempre quello che a uno sembra più, no?
Non so se anche voi fate così, di solito in fondo si mettono. Ecco, questa terza è quella che io stesso non so come farla funzionare bene, ma è quella a me più cara. E dice così: natura, arte, spiritualità, natura. La natura è all'inizio, ma la natura deve essere anche alla fine. La natura è all'origine, il punto di partenza, ma è anche il punto di arrivo. Tutto parte dalla natura e tutta la natura ritorna. E se ha senso parlare di arte e spiritualità, secondo me, non è per evadere dalla natura, ma per ritornarvi con più consapevolezza, con più coraggio, con più passione, anche perché la natura è una bestia feroce a volte. E quindi stare nella natura richiede coraggio. Così come hanno avuto coraggio quei sette, erano sette, adesso non so quanti erano, quei finanzieri Fiamme Gialle che nella notte hanno fatto 7 chilometri. Mi ha commosso questa cosa. Il fenomeno umano che prende nella notte sotto la bufera e va, perché i mezzi non possono più andare, e loro vanno con gli sci a tentare di salvare qualche vita. Che cos'è questa? È natura diventata cultura, diventata spiritualità, che torna a essere natura e che tenta di intervenire sul processo che è la natura, immettendo sempre più ordine, per quanto è possibile, sempre più relazione. Sto dicendo che il primato, secondo me, è della vita. Questo vale non solo per la spiritualità, nel senso la religione, vale anche per l'arte. Io sono contrario, a me l'arte piace tantissimo, vivo quotidianamente, mi nutro di arte, così come posso, così come so, soprattutto di musica. Mia moglie ha i suoi gusti, io i miei, quando ci mettiamo lì, insomma, in cucina, facciamo le cose, lei ascolta più, e quindi ogni tanto devo ascoltare anche musicisti che mi piacciono meno, ma va bene così, è naturale. Io di per sé ascolterei quasi sempre solo uno, e quindi, perché sono un po' così, monotematico. Ma è ovvio, sono un teologo. È Bach, è ovvio. Comunque io ritengo che il primato, lo ripeto, sia della vita, non dei concetti filosofici, non dei concetti teologici, non delle liturgie, ma neanche dei quadri, neanche delle statue, neanche delle... Tutto questo è importantissimo, è il sale della vita, è la cosa più bella che la vita produce, ma tutto questo, secondo me, ha veramente valore. Su di me funziona, vi parlo di me, scusate, magari per voi è un'altra cosa, ma magari voi appartenete al punto 2 e quindi è inutile che io vi dica queste cose, ma io ha valore su di me nella misura in cui rinnova la mia emozione vitale, nella misura in cui mi dà energia. Io non ho niente da dire su certe opere d'arte che vedo, se non per esempio questo, non potrei mai stare in una stanza con una cosa così. Io non ho niente contro Marina Abramovic che prende e fa questa cosa, mi tolgo il cappello perché mi fa il barocco balcanico e mi fa, come dire, pensare e mi fa avere un certo tipo di coscienza di quello che succede o stava succedendo, non ho niente. Dico solo che questa cosa per me non è qualcosa con cui io posso passarci, ma non ci posso convivere. Mentre di fronte a una grande musica, a quello che per me è la grande musica, a quello che per me è la grande poesia, a quello che per me è la grande pittura, la grande scultura, io voglio conviverci quotidianamente, abbeverarmi, nutrirmi. Allora l'arte non ha il primato. Ma come non ce l'ha la teologia il primato, come non ce l'ha il primato è della natura. Certo, della natura estetizzata, se volete, trasfigurata della natura che diventa armonia, che diventa Arcadia. Forse tutto questo è già stato pensato, il Parnaso, l'Arcadia. Noi possiamo nel nostro piccolo avere la nostra anima, la nostra psiche, come un piccolo Parnaso, come una piccola, dove ci sono le muse che vivono, il monte, l'icona. Perché non è possibile, non sarebbe possibile far danzare le muse dentro di noi? E forse il senso della vita spirituale non è questo. Arte come spiritualità. Spiritualità come arte. Non è questo
non è quello di trasformare il nostro corpo in un piccolo Olimpo, Olimpo, Parnaso, si divide, no? Se qualcuno dice che le muse stavano da una parte, il monte Licona. Il primato è del corpo, inteso proprio nel senso tedesco di Leib, no? Del corpo vivente. È lì che secondo me i dogmi della teologia, i concetti della filosofia e anche i suoni della musica e anche i dipinti e i colori della pittura e le forme della scultura mostrano se valgono o no. È lì che si verifica la verità delle idee. Va bene, queste sono le mie tre ipotesi. Adesso, io quanto tempo ho ancora? No, da 1:10, ma lasciando un po' di tempo alle domande. Quindi ho 20 minuti? Mezz'ora? Va bene, arriverò qui a molto meno della finire, ma non è un problema. Allora, io adesso vorrei con voi, dopo aver detto, i concetti sono questi, natura, arte, spiritualità, e ho tentato di dare tre possibili impostazioni. Voi vedete, ma magari a voi ne viene in mente un'altra, è chiaro, per magari, e poi nel dibattito lo potete anche esplicitare. Io penso che queste tre comunque siano quelle. La prima è quella classica, la seconda è quella anticlassica, che pone al vertice l'estetica, che è quella, secondo me, la prima predominante nel passato, la seconda predominante nel presente, la terza, spero, è la via del futuro. Spero. Adesso, dicevo, vorrei tentare di definire un po' meglio, di chiarire i termini. Anzi, fatemi usare questa espressione che adesso vi dico come mai uso, raddrizzare i termini. Raddrizzare i termini. Perché uso questa espressione raddrizzare i termini? Ma perché nei dialoghi di Confucio il passo preciso è 13.3, così se qualcuno di voi vuole andare a vedersi il passo preciso lo può fare. Dialoghi 13.3, si dice che un tale andò da Confucio e disse così. Maestro, se l'imperatore ti desse il comando sul celeste impero, quale primo decreto attueresti per il paese? E Confucio rispose: rettificherei i termini. Davvero? A che serve rettificare i termini? Se i termini non sono corretti, il linguaggio è privo di oggetto, e quando il linguaggio è privo di oggetto, agire diventa impossibile. Retta visione, ancora una volta. Retta parola. La parola è retta nella misura in cui tocca effettivamente la res. La distanza tra la parola e la cosa che la parola intenziona, ogni parola scaturisce appunto da un contatto della mente con la realtà, con la distanza tra la mente che crea la parola e la realtà deve essere la più breve possibile. Quando è troppo lunga, quando non è retta ma è tortuosa, agire diventa impossibile, perché il linguaggio è privo di oggetto. Parli, 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 ma non tocchi la realtà, non sai quello che dici. E si corre il rischio della ideologia, cioè delle idee che è a servizio di se stessa e non della realtà. Questo è la malattia dell'ideologia è esattamente questo. Bene, quindi per quanto è possibile, questo io penso sia tra l'altro uno dei compiti veramente essenziali del nostro tempo, mettere ordine. Fatemi correggere quello che ho detto, non tanto mettere ordine ma organizzazione, forse meglio, perché l'ordine è qualche cosa, innanzitutto è maschile e come tale già c'ha sempre un che di impositivo, e poi non a caso dice è un ordine, mentre organizzazione dice organo, dice organismo, dice vitalità, quindi vitalità. E quindi rimanda al sistema.
L'organizzazione rimanda al sistema e la logica della vita è il sistema. Quindi non si tratta di mettere ordine nel senso di classificare le cose devitalizzandole nel nome di chissà quale catechismo rosso, libretto nero, libretto bianco, quella. Ma si tratta di mettere organizzazione, questo sì, tra le cose, e quindi dobbiamo chiarirle. Va bene, fatta questa fondazione del mio tentativo di definizione, adesso tento di definire. Un'altra piccola premessa che è necessario, perché uno dice, ecco, adesso arriva lui, ci sono concetti sui quali tutto il pensiero umano ha riflettuto, cioè, e adesso arriva e li definisce così, ma si rende conto com'è impoverente questa prospettiva, come si può definire, tra l'altro già la parola stessa definire è così, come dire, chiusa, no? Qualcosa che... mentre infinire, si potrebbe infinire? Ma non si può infinire, ma già sarebbe meglio, suonerebbe meglio il nostro... Tentiamo di infinire il concetto di arte. Capite come suona diversamente rispetto? Tentiamo a definire. Tra l'altro sono concetti che soffrono di grande ambiguità. Il concetto di natura. Quando voi sentite il concetto natura, quando sentite natura, qual è la prima? Ciascuno lo chiede a se stesso, risuoni. Qual è la prima emozione che in me fa scaturire questo suono, questa parola, natura? È qualcosa di materno o è qualcosa di... Qual è l'aggettivo da matrigna? Non mi viene. Cioè, è madre o è matrigna? È qualcosa che mi dà calore, bellissima quella cosa che è solamente il calore, no? che cambia i materiali, che fa, e così noi abbiamo bisogno di amore per cambiare noi stessi, per fondere, bellissima questa cosa. Bene, ma la cosa della natura vi mette calore o freddo? Sentite freddo di fronte alla natura? Non, ciascuno risponde a se stesso, ci sono persone che sentono freddo, buio. Il freddo, il silenzio di questi spazi infiniti mi inchioda, non diceva così ma non mi viene il termine, ma questo è un pensiero di Pascal di cui non ricordo l'ultima parola, è froid in francese, vabbè, sì, mi raffredda, mi raggela. E anche arte. Poi pensate a spiritualità, il concetto di spiritualità. Per qualcuno cosa dice? Per qualcuno è un concetto di spiritualità che richiama la cosa più importante che puoi fare nella vita, ciò che è il tesoro a cui tu devi riversare. Per qualcun altro una grandissima perdita di tempo, un'illusione. Qualcosa di cui se l'umanità si liberasse adesso, per l'umanità sarebbe una grande conquista. E lavorare invece sulle cose, quelle sì, concrete, i buloni, le viti, loro sì che... Va bene, natura. Natura è una contrazione del participio futuro, nascitura, del verbo latino nascor, infinito, nasci. Quindi natura significa, in un certo senso, ciò che sempre sta per nascere. È la germinazione, è l'essere che germina. E se pensate a come si dice natura in greco, che sono il latino e il greco, le lingue madri dell'Occidente, del nostro modo di pensare, di toccare la realtà, ancora adesso il nostro pensiero si nutre a questa cosa, tutti voi sapete che natura in greco si dice physis, e physis viene dal verbo phyo, che in greco significa generare. Quindi fisica etimologicamente è generazione, maternità, è un grande reparto di maternità. Ed è importante, quando parliamo di natura, che avere sempre nella mente questa distinzione, o meglio, questo approfondimento del concetto che ha portato fin da
non solo il Rinascimento, ma già Scotto e Rugena. Quindi siamo nel IX secolo, VIII, IX secolo dopo Cristo, naturalmente, che Sappia è stato il primo in Occidente a distinguere, però magari già i greci e i latini l'avevano fatto, anzi sicuramente, ma in ogni caso, a distinguere all'interno di natura, una natura naturata e una natura naturans o naturans. Cosa vuol dire? Noi quando pensiamo normalmente a natura, pensiamo alla natura naturata. Questa è la natura naturata, questa bellissima arancia che mi è stata messa qui, che poi io porterò con me. Il mio corpo è natura naturata, questi fiori sono natura, tutto ciò che vediamo è natura naturata, l'ambiente. Quando noi pensiamo alla natura, pensiamo all'ambiente. E non è sbagliato, naturalmente. Ma dietro il concetto di natura, nascitura, c'è qualcosa di più importante, c'è qualcosa che viene prima. Che cosa fa sì che la natura sia natura, ovvero nascitura e non moritura? La natura muore anche, giusto? Sì, nella natura c'è la morte, ma perché la mente umana, al cospetto del fenomeno che noi adesso chiamiamo natura, ha scelto di utilizzare il verbo nascor e non il verbo morior? Perché? Ma perché la natura sempre risorge. Perché la natura sempre produce, è natura naturans, è natura che naturante. Ecco, il principio attivo, diremmo, no? Se fosse un farmaco, il principio attivo. Quando pensiamo alla natura, più ancora che pensare agli oggetti naturali, animali, piante, elefanti, i nostri corpi, così via, bisognerebbe pensare a ciò che li rende possibili. Allo slancio vitale, diceva Henri Bergson. Quindi natura è anzitutto il dinamismo che rende possibile questo ambiente caldo, a partire dal freddo primordiale degli inizi e dal buio, del caos. Questo è natura. Arte. Beh, arte, ovvio, viene dal latino, ars artis, ma qual è il primo significato di ars artis in latino? Non è arte, così come la intendiamo noi, è opera manuale. Cioè, il termine rimanda anzitutto al fare, al produrre, all'abilità con le mani. Arte, anzitutto, è artigianato. Artigianato. E non è un caso che la mente antica per chiamare... Come si chiamano le mani e le braccia? Arti. Perché è con le mani che possiamo fare. È con le gambe che possiamo muoverci, il movimento è la forma della vita. In base a cosa puoi distinguere ciò che è vivo e ciò che è morto? In base al fatto che si muove. Che cosa ti consente, almeno nell'essere umano, di muoverti? Cosa ti consente? Le gambe, gli arti. Superiori e inferiori, e va bene. Arti. Cioè qualcosa che si fa. Ma io per preparare questi fogli sono andato a riprendere il mio dizionario di latino del liceo, il Gheorghe Scalonghi, molti di voi l'avranno avuto, copertina nera, e ho visto che il dizionario introduce il termine ars latino collegandolo al germanico art, che significa modo, maniera. In tedesco arte non si dice art, si dice Kunst. Però ancora adesso è viva, in tedesco si usa tranquillamente, la parola art, che dice modo, maniera, modalità, al modo di Hegel, auf Hegels Art. Art. Quindi ancora una volta dice un certo modo di fare le cose. Ma non è finita qui, perché anche il sanscrito presenta la radice art. E siamo rimandati al sostantivo arta. E voi direte, beh,
Arta è importante perché significa beni, sono i beni materiali, la ricchezza, cioè la ricchezza come frutto del proprio lavoro. Tu lavori con le mani e ottieni un certo tipo di reddito. Quindi arta è il frutto del lavoro delle mani. Tra l'altro, secondo il pensiero induista, tu hai i quattro compiti della vita, cioè ciascuno di voi, secondo il pensiero induista, si realizza veramente nella vita nella misura in cui, in modo gerarchico, perché questo è un pensiero che sa che esiste il caos, ma sa che il caos va ordinato, va logicizzato e quindi mette in ordine, classifica le cose. Nella misura in cui sa come dire, persegue questi grandi quattro scopi, che sono Dharma, Artha, Kama e Moksha. Cioè noi siamo qui per Dharma. Dharma è l'ordine cosmico, uniformarci all'ordine cosmico. Non per fare quello che vogliamo, dice questa cosa. Puoi fare quello che vuoi, naturalmente, ma fin quando fai quello che vuoi così, né? E non ti inserisci in una logica logos più grande di te, in un ordine, in un dharma, sarai infelice. Sarà un caso che molti creativi che vogliono essere così originali, dei più originali, abbiano esistenze perse. Molti, non tu, c'è anche qualcuno molto. Va bene. Dharma, poi Artha, che è appunto la ricchezza, poi Kama, che è il piacere, Kama è il piacere. La vita non siamo qui solamente per soffrire. Io ricordo quando la portinaia del mio oratorio ripeteva spesso Senna super pati patem, ma non è necessariamente così, insomma, non è. È vero, nella vita c'è anche patire. Tra l'altro, se la mettiamo al greco, pathos può anche andare. Siamo qui per provare passione. Appassioniamoci, allora va bene. Perché nella vita c'è anche kama, c'è anche piacere, e poi c'è la moksha, che è l'ultimo momento, la liberazione. E va bene. Ma tutto questo per dire che cosa? Che l'arte ha a che fare. Questa è una cosa importante, ha a che fare con il lavoro, con le mani che lavorano. In questo senso, diceva Francesco, dell'arte contemporanea è un'idea. È bellissimo, certo che ci deve essere un'idea, ma se non, io mi permetto di aggiungere, lui poi potrà rispondere, argomentare, vedere così. Io mi permetto di aggiungere, se non ci sono le mani che hanno una certa tecne, che in greco, come si dice in greco arte, si dice tecne, tecnica. È bellissima quella cosa di Picasso che vedi che a 14 anni, 16 anni faceva delle cose straordinarie. Allora io da lui, come dire, sono disposto a dare il mio tempo, le mie energie, a guardare, a investire in una sua opera d'arte anche così, che in primo momento mi lascia perplesso di fronte alla quale scapperei. Ma perché sa fare quello? Perché diceva André, il disegno è l'onestà dell'arte. E io devo questa cosa a Matisse, perché è Matisse che lo cita nei suoi diari. Cita André, il disegno è l'onestà dell'arte. E il disegno è il lavoro numero uno, secondo me, dell'artista, la mano. Ci sono delle pagine di Giordano Bruno sull'elogio della mano, indimenticabili, l'elogio della mano. E allora l'arte è questa cosa qua, è lavoro, e si collega a che cosa? Si collega alla parola forse più importante che la cultura contemporanea a livello scientifico ci consegna. Perché se c'è una cosa che. Comincio, non c'è il microfono e comincio. C'è una cosa che la ricerca scientifica consegna al pensiero filosofico e teologico,
è la consapevolezza che quello che gli antichi chiamavano essere, essere è, non può non essere, il non essere non è, non può essere, l'essere non è, essere è tempo, l'essere è il nulla. Oggi bisogna chiamarlo energia. L'energia è e non può non essere, e non può non operare. Energia. E uguale MC2. Tutto ciò che noi vediamo, tutto ciò, tutta la materia che noi vediamo, alla fine consiste, rimandata a E, questa grande E, energia. Ed energia che cosa significa? En ergon. Al lavoro. Tutto il mondo è questo grande processo che continuamente lavora, generando, degenerando, rigenerando. Allora capite che l'arte non è più a questo punto un passatempo, un lusso, qualcosa che si fa quando tutti gli altri lavori sono finiti, diventa qualcosa che ti connette con il ritmo stesso del mondo, è lavoro, è connessione estetica e consapevole con la grande energia. Dice l'opera d'arte, ma l'arte o opera o non è. Dire opera d'arte è quasi una tautologia, se ci pensate bene. L'arte è ergon, per definizione. Opera necessariamente. E ieri abbiamo sentito Emanuela Portalupi che parlava del valore terapeutico dell'arte, i malati oncologici che facendo arte stanno meglio. E perché? Perché sanno meglio come passare il tempo? No, ma perché si, facendo arte si connettono al fenomeno originario, all'urfenomen, il fenomeno originario che è il lavoro. È il lavoro, è il processo dentro cui siamo, di cui noi siamo una parte. E quando puoi consapevolmente fare parte, partecipare a questa grande opera d'arte che è il mondo, tu dal tuo punto di vista facendo bicchieri, tu da un altro punto di vista coltivando, tu da un altro punto di vista educando, generando idee, quando sei insomma in questa... Ma anche solo, voglio dire, pulire l'estrattore da tutte le verdure che ci sono state, nella misura in cui lo fai in maniera consapevole questa cosa, una pulizia di una macchina da cucina, ti colleghi all'ergon del mondo, nella misura in cui fai questo, tu partecipi del processo vitale. È un'esigenza. Diceva Francesco l'arte, che gli uomini hanno sempre... Ma certo che è un'esigenza, assolutamente sì. Perché? Perché ha a che fare con l'ergon. Ha a che fare con en ergon, all'opera, al lavoro, in atto, energia. E l'arte vera, secondo me, quella la grande arte, quella che, con la quale noi possiamo convivere, vogliamo convivere, è quella che ci dà energia, quella grande musica che ti dà energia. Ti mette ordine, poi c'è modo e modo di dare energia, a volte bisogna anche farla spendere, consolarla, insomma, non entriamo poi nel... Organo, ergon, en ergon, organo, organizzazione, organi. Perché abbiamo chiamato il cuore organo? Ieri sera abbiamo detto organo, perché lavora. E perché gli organi, anche se li hanno chiamati organi, il fegato, il cuore, i polmoni, sono organi, e lavorano, perché sono quelle cose che lavorano dentro di noi. Producono lavoro, organo, ergon, producono opere. Voi capite quindi che definire l'arte in questa maniera, forse è veramente infinirla, perché è qualcosa che la rimanda a un processo più ampio. Il vero artista è colui che ti, secondo me, che ti mette al cospetto di questo processo, che ti fa inserire, che ti fa sentire parte di una musica, di un processo, di una cascata di colori. Va bene, spiritualità, e concludo perché non... Spiritualità rimanda a spirito, ovviamente, e spirito in latino è maschile. Spiritus. In greco è neutro,
pneuma, e in ebraico è femminile, ruach. E quindi uno dice, beh, che confusione. Uno ce l'ha maschile, uno pensa maschile, l'altro pensa neutro. Pensa... Che peccato che non abbiamo più il neutro. Che perdita immensa. Quante cose abbiamo perso. Però tutte e tre, pur essendo diverse dal punto di vista del genere, sono identiche dal punto di vista del significato fondamentale, perché immagino tutti voi saprete, e chiedo scusa di ripetere cose magari un po' elementari, tutti voi sapete che questi tre termini, tutte e tre, nelle loro lingue, nelle lingue hanno come significato base quello di vento, aria. Spiritus, anzitutto, è vento, aria, così pneuma. Pneumatici Michelin, o Pirelli, pneumatologia, quando andate a pneuma, aria, tutto ciò che ha a che fare con l'aria, e anche ruach, anzitutto il soffio. Il latino spiritus viene da spiro, spirare, che significa appunto anzitutto soffiare. In italiano spirare ha due significati. Beh, uno è quello di soffiare, quando diciamo non spira buon vento, e l'altro, spirare, è quello di morire. Si esala l'ultimo respiro. Per esempio il quarto Vangelo racconta la morte di Gesù in questi termini: e chinato il capo consegnò lo spirito, paredo kento pneuma, consegnò lo spirito. Traduzione del 2008, quella precedente, del 1974, la versione ufficiale della CEI, traduceva spirò. E chinato il capo, spirò. Spirare. Ma io faccio una domanda, occorre chiedersi perché. Cioè, perché? Per indicare la dimensione della vita umana, alla quale normalmente ci si riferisce dicendo spiritualità, la mente antica, proprio quella con, in un certo senso, più a contatto con il farsi delle cose, ancora ingenua, nel senso buono del termine, incontaminata, ha sentito l'esigenza di collegarsi proprio al vento, proprio al fenomeno fisico del vento. Perché, per dire quella congerie di cose che chiamiamo spiritualità, si è fatto riferimento al vento? Perché il vento nessuno sa da dove viene e dove va, come dice il Vangelo di Giovanni, nel dialogo di Gesù notturno con Nicodemo. È imprevedibile, è il principio di indeterminazione che non riguarda solamente le particelle fondamentali, ma riguarda anche gli umani, che siamo imprevedibili, indeterminati, non per definizione, tante volte siamo prevedibilissimi, determinati, ma talora siamo capaci di essere imprevedibili, indeterminati, talora siamo caotici, talora siamo liberi. La libertà si dice anzitutto così, come trasgressione. Poi non è solo questo, secondo me, ma anzitutto, se non c'è questo movimento di indipendenza, se non c'è questo no alla previsione della struttura, al binario, se non c'è questa possibilità di essere indeterminato rispetto a una determinazione, se non c'è questo non c'è libertà. Ed è per questo che la mente ha fatto riferimento al vento, ma al vento per dire che cosa, quindi dicendo spirito, non tanto e non in primo luogo le opere che noi diciamo spiritualità, la preghiera, il sentimento mistico, quanto piuttosto la libertà. Ed è per questo che dico, quando diciamo libertà, quando diciamo spirito, dovremmo pensare a libertà. Io mi fermo qui, sono praticamente a metà della prima conferenza che...